Sono cresciuto in un paese dove furbizia contestuale è un valore da seguire, benché non sia proprio normale. Non importa meritare, ma ci vuole convinzione per poter usufruire di una sedia che ha potere. Tra intrallazzi e nepotismo io mi sono adoperato. Ogni sedia ha il giusto prezzo ed un valore di mercato. Ed è questo quel paese dove l'istruzione a scuola è vista alla pari di una pisciata su un'aiuola. Ho una sedia sotto il culo che sta per scoppiare. Ho una bomba sotto il culo, prima o poi mi faccio male. Ho una sedia sotto il culo e non voglio sapere che ho una bomba sotto il culo. Assoluta convinzione, nessun debito morale. Le persone che mi han scelto sono le prime a farsi male. Mi diverte in corridoio sentirli ad abbaiare ed un istante dopo nel loro orto per zappare. Con l'augurio che il letargo non termini all'istante, continuino a perdersi con le tame per le piante. Metti che puntino la sveglia, ho già il fagotto pronto. Qui tira brutta aria, prima o poi mi arriva il conto. Ho una sedia sotto il culo che sta per scoppiare. Ho una bomba sotto il culo, prima o poi mi faccio male. Ho una sedia sotto il culo e non voglio sapere chi ha una bomba sotto il culo. Ho una sedia sotto il culo che sta per scoppiare. Ho una bomba sotto il culo, prima o poi mi faccio male. Ho una sedia sotto il culo e non voglio sapere chi ha una bomba sotto il culo. Chi ha una bomba sotto il culo. Chi ha una bomba sotto il culo.